Via, Vai, vai. vado. Ciao a tutti, siamo ancora qua di nuovo a fare un gemellaggio Ciao ragazzi. con Aldo. Ciao, ciao Ale, come stai, caro? Benissimo, benissimo. Tutto bene, sì. Tutto bene, Giornatona arrivato. oggi. Sì, è arrivato un po' di caldo almeno. Madonna, un caldo, Dio mio. Quasi 30 gradi, eh. Sì, si è arrivato. Bene. Allora, Cosa fai? io faccio un primo di pesce, dei cannelloni, dei cannelloni farciti con del branzino che ho cotto a bassa temperatura nell'olio. Olio Con extravergine, olio Ale. extravergine che poi dopo lo userò anche per mantecarlo. Bene, poi. Gli servo sopra una salsa di piselli, Ah, una crema di una crema piselli, di salsa di piselli piselli semplice, lì. sì. Bene, bene. E li abbino dopo allo zafferano qui del Montefeltro, quindi ufficialmente del Montefeltro. Montefeltro Ciao Marzano. Montefeltro, buono sto zafferano, eh. Le tue erbette mitiche. Nell'erbette di Vedo qua campo, un po' di quindi attrezzatura, un po' di robe, ma esatto, via, dai, pronto, via, lascia iniziamo. perdere, lascia perdere. Allora, Hai voglia di lavorare? sì. Sì? Bene, dai, cominciamo. Iniziamo. Allora, intanto stavo scaldando un attimo la pasta. Quindi La sfoglia che ho della sfoglia già, all'uovo, no? sfoglia all'uovo, Tipica classica, quella quella romagnola, romagnola che si usa classica, per le vero? lasagne, va benissimo, che ho già svolentato, poi raffreddata nell'acqua fredda. Abbreviamo i tempi di lavoro, Sì, perché non facciamo come nell'altro video, 40 perché minuti, non finivo più, non ne potevo più io e te, Madonna. sennò. Era. Ecco qua la nostra sfoglia La all'uovo. sfoglia. Ale, io alzo un po' Sì, qui, per farla vedere. ecco. Questa è Questa è la sfoglia. leggermente svolentata, Questa è giusto, leggermente Ale? svolentata, è passata nell'acqua fredda per fermare la Per cottura, poi bloccare la cottura. asciugata Bene. e a posto. Adesso cosa ci fai allora? Adesso passo al branzino, preparo la farcia. Qui stiamo Quindi parlando di un prodotto tiepido allora. questo è già, sì, dentro nell'olio l'ho cotto a 70 gradi, quindi ancora è Bassa tiepido, a bassa temperatura, olio temperatura. tiepido. Sì. E adesso vai alla E adesso mantecatura. sì, lo tolgo dall'olio. Bene. Ascolta, qua l'ampeggia il bollino blu, il bollino rosso. Se non pesa il Aiuto, rosso va aiuto. benissimo. Ale, te sei lo specialista. Aiuto. Se non pesa il rosso vuol dire che sta registrando, siamo a posto. Va bene, l'ho messo in carica, però io sono una menta a queste Sì, macchine no. qua. Ok, adesso tolgo Bene. questo. Oggi è un lavorone anche oggi, eh? Oggi un po', sì, è Un tutto lavorone. un lavorino, dai, non è. Allora, lì abbiamo una spigola, Qui ci giusto? abbiamo, sì, il Aspetta, guarda, branzino, ti affianco che l'ho perché già, qui abbiamo una spigola. sì, già Cotta a cotta, bassa bassa temperatura. temperatura, 70 gradi nell'olio. Stai Adesso mescolando. ammescolo un po' con la frusta per romperla e poi un po' alla volta aggiungo l'olio per mantecarla. Tipo stoccafisso mantecato, insomma. Ok, Sì, esattamente. Chiara la stessa solo che cosa. adesso andiamo sulla spigola Qui si sulla spigola, estivo, lo sì, stoccafisso è più del nord, qui invece siamo nel Mediterraneo, più quindi invernale. sì. Anche se io a Venezia quintalate di baccalà mantecato ho fatto, a quintalate, Dio mio. Beh, lì è un piatto Vabbè, la caratteristico tradizione. del territorio, quindi Sì. là ci vuole. Se manca quello è un disastro, eh. Solo che noi lo stoccafisso lo facevamo non con l'olio extravergine, Ah, con l'olio di semi, quello lì sì, dice. con l'olio di semi perché non prendeva quel colore Sì. giallognolo, rimaneva bello Sì, bianco, più spumoso bianco. bianco. Sì. Lì così lo fanno, Vabbè, la io tanto tradizione. mi adattavo, anche se sono veneto mi adattavo. Sta già facendo una bella spuma, Sta già eh. facendo, sì, la sua È già cremina. spuma, Dio Ah, mio. sì, comincia. Col baccalà no, devi sbattere come matto, Dio Più mio. fibroso, sì. Questo no, guarda che bello così. Questo Sta non l'avevo mai quasi. fatto io, eh. Ah, col branzino non No, viene no, fuori. no, ho sempre usato lo stoccafisso. Ok, un po' avanti un Dopo po'. cosa ci metti, Ale? Delle erbe oppure lo lasci Ma lo lascio naturale? naturale con un po' di sale, pepe, al naturale. Al naturale lo Sì, lasci. così rimane lo Cotto sapore puro. nell'olio semplice, senza erbe, senza Senza niente, senza niente. niente. Naturalissimo, ok. 70 gradi la temperatura 70 dell'olio, l'hai gradi, tenuto sempre sì, 20, costante. 30 minuti. Vabbè, ci vuole, una bassa Sì, perché temperatura ci più è vuole. bassa la Quello temperatura. allunga i tempi, però il prodotto rimane integro, non Sì. si perde poco peso, niente. Sì, Vedo che rimane. anche giù nel fondo dell'olio acqua non ne ha fatta. No, l'ha fatta pochissima. Proprio è rimasto Sì. integro. Bene così. Sì, ormai può Quindi bastare. adesso vai a farcire la pasta alla sfoglia all'uovo con Adesso vado a quello? farcire, sì, mi aiuto con una tasca, con Usi il un sac a posto, saccapoccio, usi? un cucchiaio, sì. Bene. Oggi sei super tecnico. Vai Ale, super tecnico, un mito.
Senti, oggi 29 maggio, no? Oggi sì, 29. Non facciamo la figura dell'altra volta? Sbagliato la data. Che figura di menta, Dio mio. Ho sbagliato anche la data, Dio mio. Non abbiamo controllato. 29 maggio, l'orologio quello sempre un'ora indietro. Sempre quell'orario. Invernale. Adesso quando finisce l'estate. Quindi sono le 16, le 4 adesso, le giusto? 4, sì. Bene, a posto. Va buono, Ale, va. Bene. Adesso hai riempito la tua tasca. La forbice per tagliarla ce l'hai. Sei tutto, no? A sì, posto. Io sono organizzato qua. Te non sei come me che vado io con la Madonna, a volte con i svarioni. È che non si accorge nessuno di quel che combino. Sono bravo a mascherare, anche veloce. Boh. Allora, prepariamo la sfoglia. Naturalmente noi adesso lavoriamo con un prodotto tiepido. Tiepido, sì, per velocizzare. Normalmente lo scaldi in salamandra, sì, o si riscalda al forno. Sì, sì, tieni il rotolo già pronto, dopo sì, lo tagli, sì, e lo riscaldi. Sì, sì, già pronti. Ok. Noi lavoriamo tiepido adesso per far vedere bene nello specifico la ricetta, giusto? Sì, per velocizzare, se no. Ok. Allora adesso. Io sono inquadrato sulla sfoglia, eh? Sì, faccio una riga. Vai. Sai che non è mica male come idea questa? Poi lo chiudo. Bene, così. Prendo il coltello che non ce l'ho. Vabbè, non importa. Non è che devi fare tanti passi per prenderlo, eh. No, la cucina è piccola. Eccoli. È il primo. Esatto. Facciamo un altro. Ah, ne fai anche un'altra? Un altro, che tanto ce l'ho. La farcia ce l'hai? Sì. Là. Okay. È carina come idea, eh. Anche veloce da fare, una volta, sì, una volta cotto il prodotto, sì, si può mettere il prodotto messo sotto vuoto, voglio dire, mantecato al momento. Sì, sì, è semplice. Tieni un po' di stoccaggio, è anche veloce, nella, sì, nella, sì, buona, sì, ristorazione, diciamo. Sì, sì, te li puoi preparare prima. Sei quindi modernissimo, Ale. Sei modernissimo, mi piace perché sei moderno, mio amico. Rivisitate le basi antiche con la tecnologia moderna. Guarda, ti voglio bene, Ale. Ti voglio veramente bene, bravo, Dio mio. Allora taglio la prima parte perché... Beh, bisogna pararli, bisogna farli giusti, poi te, sì, se non è tutto fatto giusto, Dio mio, se non è tutto fatto giusto, aiuto. Più o meno. Quanti ne metti per porzione, Ale? Ma adesso facciamo una prova e vediamo, 7-8 ci vorranno tanto. Ah, fai te. Adesso li mettiamo in piedi. Ah, in piedi lo servi? Sì, servo in piedi. Ah, però. Allora qua andiamo, sì, proprio. Beh, Ale, qua oggi è carton, oggi fa il figo. Solo che mi trema la mano, come si vede, l'emozione. No, non ti trema, non si vede la carta. Bon, dai, ancora. Dai, non è vero. Ne aggiungiamo altri 4. Là. Ah, bella porzione. Ah, dimenticavo la Romagna. Dimenticavo che in Romagna ci vuole qualità e quantità. Dimenticavo. Bene così. Ok, questo lo giriamo che se no si apre. Mamma mia. No, tranquillo, Ale, non ti preoccupare, tranquillo. Eccoli. Ah, stai andando alla grande, sì. Ale, su, dai, non ti preoccupare. Non si vede niente. Non si vede. Li zoom un attimino per, sì, farli vedere. Bellini. Mamma mia, si riapre questo. Bellini, così. A posto. Adesso cosa fai? Metti la salsa sotto il piatto, caro? Sì, il letto con la salsa di... Guarda, ti allungo il piatto, vai, te lo passo là vicino. Eccola. Spostiamo. Là, è tutto per te. Là. Ok, questa qui è una crema di piselli semplice, l'ho sbollentati, poi passati con l'acqua fredda per mantenere il suo colore bello brillante. Bene. Poi l'ho saltati con del burro e della cipolla, frullati e passati. Benissimo, senza panna, senza niente, perfetto. Niente, perché c'è il trucchetto dopo, vero? Perché non sono finiti così, ragazzi, no. Non sono finiti così. Salsa specchio carino così. Bene, ecco, adesso da lì li passi. Io sono sempre nel piatto, sì. Da là non mi sposto, da là. Beh, okay. Qui abbiamo anche un effetto cromatico, direi. Non è caduto, tranquillo, giriamo, vai tranquillo, andare anche in una forma rotonda, volendo, perché diciamo tutto. Se la pasta è più calda, dopo loro si incollano anche tra di loro, sì, adesso infatti. Noi per abbreviare i tempi lavoriamo così, ma... sì. E poi mettiamo la salsa che dicevamo, la salsa, eccomi qua, così una zoomata da sopra,
panna quindi, semi montata. Fammi vedere, eccola lì. Naturalmente c'è già sale e pepe, già scondita, è tutto, pepe, vero? Condita. Ci vado ad aggiungere l'uovo. Il tuorlo d'uovo. La sbattutina. Sbattuta un attimo. Il cucchiaio ce l'hai di là dopo. E dopo questa ne metti un po' sopra e la gratini, sopra. Giusto? E poi la gratiniamo col cannello. Ah, un mito. Adesso ritorno nei mitici cannelloni qua. Cannelloni. Con spigola mantecata, giusto? Sì. Vai. Li riempiamo anche un po'. Questo mi dicevi che l'hai fatto anche ieri sera per dei clienti, questo piatto, eh, no? Sì, sì. Clienti svizzeri, hai detto? Dei clienti svizzeri volevano un pranzetto di pesce, loro avevano fatto... Te il pesce lo fai su prenotazione, no? Sì, il pesce lo facciamo su prenotazione, sì, sì. Ecco qua, hai nappato per benino. Ok. Oh, là. Ok. Cannello adesso. Cannello. Glassiamo per benino, no? Sì, adesso lo gratiniamo leggermente. Bene, bene. Bello così, dai, su. Sì, si vede bene. Bruciali, Dio mio, gratina, gratina. Va bene quel cannello, eh? Sì, sì, funziona benissimo. Io rimango qui, cosa ci metti adesso sopra? E poi ci mettiamo il tocco finale. Ah, Montefeltro, il mitico zafferano di Montefeltro. Là, così. Il nostro, non può mancare il sale di Cervia. Quello ci vuole, quello ci vuole. Qui, quanti sarà? 20 km qua da Cervia? Ah, sì, è più vicino. Sì, giro d'olio. E il giro d'olio. Anche le erbette fresche ci metti o no? Mettiamo, sì, gli posso mettere anche un ramettino. Qui, guarda qua... Inquadro le erbe, queste sono del giardino di Ale, delle erbette sopra che... Eccoli. Giro. Dai una girata al piatto, aspetta che mi alzo un po', eccolo lì. Vengo sopra, laterale. Laterale, uno si è aperto, ma... Ma non importa, dicevo. Ale, su, tranquillo. Non ti far prendere dal panico per niente. No. Sei andato benissimo. C'è andato bene, passato il momento critico. Adesso tocca a me, io devo fare il raviolo adesso. Il raviolone e 5 sapori, pensa un po'. Cosa dici? Quindi, chiudo? Chiudi pure e passiamo la mano ad Aldo. Dopo adesso tocca a me. Tocca. Ciao Ale! Ciao, ciao ragazzi! Ciao Ale! Ciao, come stai, caro? Benissimo, benissimo. Il primo l'abbiamo fatto, no? Il primo l'avevo fatto io. Via. Oggi siamo tutti e due un po' con... Il caldo. Un po' emozionati, tra il caldo e quando si usa la sfoglia all'uovo della Romagna, è dura, no? È dura. Sì. Dunque, Ale, devo dire, ha fatto un buon piatto, veramente. È ancora lì, è rimasto in piedi, malgrado lui abbia detto no, sei aperto, non è vero. È veramente bellino come piatto. Ottima idea, bravo Ale. Grazie. Io invece farò un raviolone ai 5 sapori. Cioè, praticamente farò un grande raviolo quadrato e ci metterò 5 gusti. Allora, andiamo ad elencarli adesso. Okay. Dunque, pesce spada e melanzana. La melanzana l'ho sbucciata e l'ho cotta nel forno e l'ho battuta a punta di coltello. Anche il pesce spada è battuto a punta di coltello. Parliamo di tutti i prodotti, il pesce è tutto crudo, non è nulla di cotto. Solo le verdure ho sbollentato perché ci voleva un po' di tempo. Qui abbiamo dello scorfano con della zucchina, anche questa l'ho passata nel forno, battuta a punta di coltello, e anche lo scorfano è battuto a punta di coltello. Qui abbiamo degli asparagi, questi li tengo crudi perché qua ci vuole poco per la cottura, degli asparagi con dei... ecco qua, vedi che non ho tolto il filo qua, vedi, ecco lì. Ecco perché l'avevo lasciato in terra, asparagi crudi e gamberetti crudi. Questi tre li ho detti. Allora, qui ho della seppia sempre a punta di coltello con della rucola e qua dei carciofi sbollentati, questi li ho sbollentati un po' perché il tempo di cottura è lungo, con dei calamaretti. Dunque, allora, come elegante io uso la mitica patata. Non uso né ricotta né farine, della patata, una patata bollita naturale. E poi schiacciata con una forchetta e questo fa da legante per la farsa, perché queste sono tutte le farse che poi andremo a fare il mitico raviolone. Allora, ne mettiamo un po' qui, questa la uso un po' dappertutto. Naturalmente i 5 sapori ho già messo del sale, del pepe
e delle erbette, come erbette ho usato un misto di prezzemolo, timo, maggiorana, queste sono le mitiche erbette, ma metto anche una foglietta così, guarda, giusto, così li faccio contenti tutti, che dopo dicono non è vero, eccolo lì. Bene, mettiamo un altro po' qui. Qua non si usa né uovo, io non uso né uovo e niente, perché tanto come elegante me lo fa la patata. Andiamo a mescolare. Dopo ci vogliono 2-3 minuti di cottura e il pesce non, tagliato così a punta di coltello, come è cotta la pasta, è cotto anche il pesce. Vedi che ha già creato, è già legata. Già bene legata, sì sì. Senza usare uova, cose strane, eccoli, uno è lì. Le ciotole, le bulle un po' piccole, ma non importa, frega niente. Anche se cade lo raccoglio, giusto? Sì, intanto è pulito. Oh, e l'altra volta devo salutare. Ciao Milan! Ciao Milan, caro! I love you Milan e Radka. E un bacione anche a Sasha, il giovane Sasha, che mi ha fatto un paio di messaggi l'altro giorno. Adesso parte per la Svizzera, ha trovato un buon albergo, ha strappato un contratto indeterminato, la usa ancora là, al contrario dell'Italia. Mi sembra la Novo Hotel, mi sembra una grossa catena a Lugano, quindi in bocca al lupo Sasha, fatti valere, tanto bravo, sei bravo. L'hai visto, no? Lo vedevi sì, tanto l'ho visto Sasha, nei video. Ragazzino, sì, ragazzetto toscano, matto come un cavallo, però bravo, educato, bravo. Cucina bisogna essere un po'. Cosa sa? 23 mi sembra, 23 anni? 23 anni allora. Beh, giovane. Ha già capito tutto lui, se ne va già all'estero, in Svizzera. Ah, ma quest'inverno ci vado anch'io, Ci ritorno. Sta troppo bene. Tutta un'altra storia. Immagino. Allora, qui le nostre farce sono legate, giusto? Sì. Questa è l'ultima. Questo è un po' di anni che lo faccio questo qui, poi la salsa è emulsionata con la lecitina di soia, con il fondo col fumetto di pesce, eccoli. Allora, per questioni di tempo, la sfoglia ce l'ho già tirata, Adesso andiamo a fare i due quadrati. Ale, c'hai il righello, la stecca, la bolla, c'hai qualcosa, chiamo un geometro, aiuto. Dopo qua si fa le tagliatelle per la mamma stasera, sì, o no? Recuperiamo. Si butta via niente. Beh, la classica sfoglia all'uovo, 100 grammi di farina, 100 grammi di farina e un uovo. Io non ci metto né olio né sale, a me naturale. Qua in Romagna mi hanno insegnato a farla così, io continuo a farla così. Qua ne facciamo, due ne escono, guarda, però io ne faccio uno solo. Questa la mettiamo qui per dopo, ok? Ok. Copri tutto. Recuperiamo. Ecco, adesso lo dobbiamo farcire. Dunque, cucchiaio, forchetta, cucchiaini, mettiamo questo, lo mettiamo così, questo così. Beh, siccome guarda, sai come mi è nata sta cosa? Siccome a fare i ravioli semplici, sai, uno per uno, sono un po' noiosi, vero? Sono un po' noiosi. E quindi ho detto, perché non ne faccio uno con tanti sapori, così ne faccio uno unico. E non ne faccio tanti, per la miseria. E mi è venuta questa idea. No, infatti, buona idea. È carina, sì, come idea. Adesso, aspetta che mi bagno un po' le mani. Sì, altrimenti la pasta dopo... non mi dire se pizzica meglio là. Così, dov'è? Questo l'avevo preso, giusto? Tac, sì. Tac, forma. Tac, tac e tac, lo rifilo così, aspetta che lo chiudo bene, ma tanto ho messo l'acqua, non scappa, no? L'acqua bolle lì, Ale, te che la vedi. Sembra che
sta bollendo. Togliamo un po' l'aria, andrebbe sgasato nel sottovuoto, però lo facciamo. Eccolo qui, butto dentro, eh. Vai pure. Adesso 2-3 minuti di cottura, alzo la fiamma. Sì, questo qua, ok. Eccolo lì. Questa è la salsa. La salsa naturalmente emulsionata. Questo è un ristretto di pesce, praticamente un brodo di pesce. Ho messo gli stessi componenti che ho usato per il raviolo, ci ho fatto il ristretto di pesce, ci ho messo un po' di olio di extravergine, di oliva, e dopo lo emulsiono ancora con un po' di olio e un po' di lecitina. Lecitina, così mi fa quella schiumetta che a me piace tanto, sai, quelle cosine lecitina, così. Sì, moderna. Eccolo qua, guarda Ale, vedi? E si vuole ancora un po' di cottura, vedi? Sì. Lui rimane così, dopo lo andiamo a inserire nel piatto. Allora, con le farce ho finito. Sposto un po' il bordello. Spostiamo almeno. I burdelli, come dicono i romani, no? Burdelli. Gli ingredienti sono molti, quindi. No, noi sempre tanti ingredienti, piatti semplici. Non riusciamo. Per la miseria. Questo lo sposto di qua. Dunque, caro mio, ma e dopo dobbiamo, oggi sono 4 i video che facciamo, oggi giusto? Ne facciamo 4, poi dopo ricarichiamo. E dopo ricarichiamo fra un po' di giorni. Sì, tutti anche perché nostri... qua a fine mese io comincio la stagione e mi sa che non ho più tempo di venire a trovarti. Dopo durante la stagione. Dopo mi dovrò arrangiare, dopo. Sai che mente che farò lì da solo, Dio mio, aiuto. Bene, allora, adesso... adesso lo passo qui, cerco di non fare i danni, cerco di non fare i danni, sarà dura, però mettiamo una puntina di soia qui e comincio a emulsionare, questo è giusto, non dovrebbe, sì, dai, vedi, metto un goccino d'olio, mi sa di messa anche. Il basilico devo mettere, m'ero dimenticato, vedi? Questo ci vuole, questo bello fresco. Sì. Dopo se no anche fritto da mettere come decorazione, ma un po' così, a me il pesce col basilico piace da matti. Là. Così. Ci siamo quasi pronto. Vedi così? Sfoglia l'uovo con la lecitina? No. Diventa bella, trasparente, diventa veramente bella. Eccola, la salsa è diventata anche bella cremosa. Questo lo lascio così, non mi cadere. Mi preparo all'impiatto. Vediamo un po', il solito sozzone. No, ci sono parecchi ingredienti, quindi è normale. Ecco il mitico piatto di Ale. Bello, mi piace questo qua, mi fa tornare in Svizzera che abbiamo visto, ti ricordi? È vero, l'ho visto nei video. Ecco, ci siamo. Allora, il raviolo direi che è cotto, le farce sono cotte, lo appoggiamo sul piatto così, dai dritto. Senti che profumo che fa la sfoglia fresca? Sì. Qui è rimasto, metto qui ultimo colpo, eccoci qua, un po' di schiumetta sopra così e l'altra a nappare attorno. Ho sporcato, ecco lì, lo sapevo. Ecco lì! Finitura, ok. Un po' di salsa anche qui. Mi sposto. Così. La schiumetta ce l'abbiamo lì. Sì. Puliamo qua. Là. Basilico, del basilico fritto. Basilico fritto per decorare. Lì. Croccante. Della rucola fritta così. E adesso mettiamo... 4 pomodorini fritti anche questi, così che ci dà un po' di colore. Fermo lì, dove vai? Talibon.
eccoci qua. Giro d'olio, grattugiata di pepe, Ale, cosa dici? Sì, sale di cervia. Grattugiata di pepe, un po' di sale di cervia. È arrivato tuo fratello, guarda. Ciao caro, come stai? Giro d'olio. Bene. Vuoi dare una zoomata, cosa dici? Sì, sposti. Te lo porto qua. Eccolo qua, ravioloni, 5 sapori di mare, con emulsione al fumetto di pesce extravergine, oppure Evo, come dicono adesso. Come va di moda? Extravergine oliva, Evo. Evo. Tutti fighi qua. Tranne noi, noi no. Non ci è rimasti dalla tradizione. Basilico fritto, rucola fritta e 2 pomodorini ciliegia fritti. Mi sembra che ci siamo, no Ale? Cosa dici, caro? Sì, sì, perfetto. Siamo a posto? Siamo a posto. Ho sudato, oggi caldo, 30 gradi, caldo. Dio mio, caldo la Madonna. Ciao Milan, Ferti, chiudi.